Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Brutto colpo per Francesca Fagnani, l'idillio della conduttrice Rai pare si sia spezzato. Ora arrivano solo brutte notizie. Il nome di Francesca Fagnani è diventato molto popolare nel corso delle ultime stagioni televisive, quando la Rai ha deciso di lasciare spazio a Belve, seppur in seconda serata. Poi, Amadeus ha puntato sulla giornalista come co-conduttrice di una delle serate di Sanremo 2023, mentre il gradimento del pubblico nei suoi confronti cresceva sempre di più. La Rai, quindi, ha deciso di concedere alla Fagnani la prima serata del martedì con Belve, ma le notizie delle ultime ore hanno spento il sorriso della giornalista. Francesca Fagnani verso il declino. L'appuntamento con Belve dello scorso martedì 3 ottobre seguiva quello della settimana precedente, durante la quale Francesca Fagnani aveva catalizzato l'attenzione del pubblico grazie all'intervista a Stefano De Martino. Per il secondo appuntamento, dunque, ci si aspettava che la giornalista alzasse il tiro. Invece è accaduto l'impensabile, i telespettatori da casa hanno preferito sintonizzarsi sulle reti avversarie piuttosto che ascoltare le interviste a Emanuele Filiberto di Savoia, Patti Pravo e Raul Bova. Così, Francesca Fagnani, all'indomani della messa in onda della seconda puntata di Belve, è stata costretta a confrontarsi con un incredibile crollo. Secondo i dati dello share riportati da GossipEtf, Belve è stato surclassato, in termini di ascolti, dai competitor di Mediaset e dalla stessa programmazione di Rai 1. Canale 5 ha raggiunto il 21,8% di share grazie all'incontro di Champions League Inter-Benfica, mentre Rai 1 ha totalizzato il 12% con Morgane, Detective Geniale. Al terzo posto Le Iene, che ha debuttato con Veronica Gentili registrando l'8,5% di share, e solo al quarto posto c'è Belve, con il 6,3% di share. A distogliere l'interesse del pubblico da Belve sarebbe stata la scelta degli ospiti della seconda puntata. Come si legge su Instagram, infatti, Francesca Fagnani è stata duramente criticata da alcuni utenti per la noiosità di alcune interviste, una fra tutte quella a Raul Bova. E con Raul Bova è stata registrata l'intervista più noiosa di Belve, la Fagnani ha avuto una pazienza incredibile con Bova. Veramente un'intervista imbarazzante e noiosa, si legge tra i commenti al post. Molti, dunque, hanno criticato l'attore per l'intervista concessa, ritenuta tutt'altro che sincera e a tratti impostata. Pur riconoscendo la bravura di Francesca Fagnani nel suo lavoro, quindi, molti telespettatori hanno preferito cambiare canale. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.